I prossidanti all'interno degli alimenti possono avere anche sostanze che favoriscono l'ossidazione, quelli che normalmente vengono chiamati radicali liberi. I radicali liberi sono delle sostanze altamente reattive che vanno a reagire con le molecole che incontrano nel nostro corpo e quindi normalmente vanno a danneggiare delle strutture della nostra cellula. Una di queste sostanze che formano i prossidanti è il ferro. Il ferro ad esempio forma radicale OH. Il radicale OH per un meccanismo di lipoperossidazione di membrana attraverso l'azione di Fenton crea dei buchi sulla nostra membrana, sulla parte lipidica della nostra membrana cellulare e da questi buchi che si creano può passare qualunque sostanza, arrivare al nucleo della cellula e poi indurre mutazione perché va a danneggiare direttamente il DNA. Ovviamente il danno di membrana legato al danno di DNA non è legato solamente ai tumori, ma anche ad altre patologie cronico-degenerative, anche quelle di cui si parlava precedentemente. Però i prossidanti non sono solo OH, il radicale OH, ma ne esistono di tanti tipi e non vanno solo a danneggiare i lipidi di membrana, ma possono anche danneggiare proteine di membrana o altre proteine con le quali vanno a reagire e quindi facilmente vanno a creare questo danno di DNA. E da questo ovviamente noi ci dobbiamo proteggere. L'alimentazione che favorisce più radicali liberi nel nostro sangue, nel nostro corpo, è quella ricca di carni rosse, di formaggi, di grassi animali saturi e anche di alimenti non tollerati, tipicamente il latte. Lo scrivo qua il latte, poi lo rivedremo perché noi parliamo molto del latte, ma il latte siamo intolleranti più del 90% della popolazione anche se non ce ne accorgiamo perché perdiamo la lattasi dopo una certa età, quindi teniamo presente questa cosa che non abbiamo più un enzima per digerire il latte e forse il nostro corpo ci vuol dire anche qualcosa e forse non è un alimento per gli adulti ad esempio. Questa è una delle riflessioni che noi facciamo. Ovviamente l'alimentazione non ha solo le sostanze pro-ossidanti ma anche gli antiossidanti che sono quelle molecole che per prime vanno a reagire con i radicali liberi in maniera tale da disattivarli e da evitare che queste sostanze vadano a creare danno di membrana o le cose che abbiamo detto. Negli alimenti, qui ne ho citati solo alcuni, ma ce ne sono tantissimi, però ne ho citati alcuni che si trova anche nella frutta secca, perché la frutta secca è una di quelle cose che noi consigliamo di mangiare, sesamo, semi di zucca, semi di girasole e così via. Però ovviamente nella frutta e nella verdura sappiamo che sono ricche di antiossidanti, di varie categorie, possono essere minerali o possono essere vitamine. Allora io qui, sembra che mi discosto da una cosa che ha detto il dottor Chiesa, ma non è vero, voglio spendere una parola sugli integratori, perché le case farmaceutiche, quando hanno scoperto che gli antiossidanti facevano molto bene, hanno deciso di creare tutta una serie di integratori. Però, quando sono stati fatti i grandi studi con l'utilizzo di integratori nei pazienti oncologici, ma so di non discostarmi per questo, abbiamo scoperto questo. Ad esempio, il beta-carotene si sapeva che proteggeva per il tumore al polmone dei fumatori. Quindi, preso però nella frutta e nella verdura, nel momento in cui si è fatto un grande studio in cui a una popolazione di fumatori si dava beta-carotene in maniera come integratore, quella popolazione, cioè il comitato etico che stava dietro a quello studio, ha sospeso lo studio perché c'erano molti più casi di tumore nella popolazione che prendeva gli integratori. Una cosa simile è successo per la vitamina E. La vitamina E è protettiva per il tumore della prostata, presa negli alimenti. Se esco dagli alimenti e la uso come integratore, io ho avuto nella popolazione maschile che integrava con vitamina E a maggiori casi non di tumore della prostata, ma di patologie mortali. Cioè ci sono state molte più morti in quella popolazione. Due grandissimi studi americani sospesi dai comitati etici, proprio per il risultato devastante che stavano dando. Anche supplementazioni più normali. La fibra abbiamo detto che fa bene, è verissimo. Ma se io la tolgo dall'alimento e la aggiungo come integratore, questa fibra, la crusca tipicamente, mi dà una maggiore incidenza di polipi intestinali. Ora, come mai io dico non sono assolutamente in disaccordo con lui che ha detto che li usano? Perché gli integratori vanno saputi usare, cioè l'utilizzo sbagliato degli integratori, l'utilizzo continuativo e inutile degli integratori che crea un problema. Dove ho una patologia che richiede per un periodo più o meno lungo l'utilizzo di un integratore e ho un medico che mi dice di farlo, lo faccio, ma fuori da questo contesto è sbagliato. Una persona sana non deve integrare mai,
perché si mette a rischio di tutta una serie di patologie. Vedrete che alla fine il grande gruppo di scienziati mondiali ribadisce questa cosa per i tumori in maniera molto forte. Quindi tenete presenti queste cose, non fate, non, che nessuno faccia mai fai da sé, che non consigliatelo, e non date principalmente a nessun paziente oncologico supplementazioni per lungo tempo, se non per un breve periodo, se c'è una cachessia, se c'è una situazione veramente in cui è richiesto, altrimenti non lo date, perché oltretutto l'antiossidante che protegge le cellule sane mi andrà a proteggere anche le cellule neoplastiche. Quindi proprio nel paziente oncologico bisogna mettere una grandissima attenzione. Questi studi ve li ho messi non per leggerli insieme, ma per farvi vedere che se guardate la colonna del rischio relativo, che è l'ultima, in questa prima serie di studi, in tutti i pazienti è aumentato il rischio di patologia dove sono stati usati svariate tipologie di integratori. Questi sono studi che potete trovare tranquillamente in internet. Solo in due piccoli casi c'è stata protezione, per il resto c'è stata indifferenza, ma la maggior parte hanno dato aumento del rischio. Un integratore che non dà aumento di rischio, almeno negli studi che sono stati fatti fino ad ora, è l'omega 3, preso in una quantità che non supera normalmente negli studi che abbiamo visto noi con i pazienti oncologici, un grammo al giorno. Invece gli omega 6, di cui diceva anche, assolutamente non li integrate. Cioè io mi stupisco che nelle farmacie si trovano a vendere degli integratori dove c'è omega 3 e omega 6 insieme, perché sono acidi grassi essenziali. Non significa niente questa cosa. L'omega 6 è un arachidonico, sta nelle carni, ne abbiamo veramente in grandi quantità e è un pro-infiammatorio. Quindi cioè non lo integriamo mai, non servirà mai. Gli omega 6, prima di tutto prendiamoli con il cibo, gli omega 3, scusate, con il cibo, e poi non cadiamo, cerchiamo di non cascare mai nelle trappole delle sostanze con integratori aggiunti. Io penso a un latte, non posso dire la marca qui, ma penso che è stato integrato con gli omega 3, ma perché? Cioè, io ai miei pazienti dico di mangiare il pesce, dico di mangiare della frutta secca, dico magari di aggiungere in alcuni casi delle alghe se ritengo che c'è necessità, ma perché devo dire di mangiare un latte che deve essere sicuramente trattato in qualche maniera, perché gli omega 3 puzzano, provate a rompere una pasticca d'omega 3 in bocca, poi lo dite, no? Quindi voglio dire, diffidiamo di queste cose, la natura ci dà tutto, le persone devono educarsi a mangiare, il non mi piace forse deve essere una cosa che va corretta, o bisogna trovare dentro una categoria infinita, come sono gli animali che stanno nel mare, quello che alla persona piace, cioè lavoriamo un po' in questa maniera. Poi io mi permetto di nominarlo, solo questo, la macrobiotica e il miso. Tra gli antinfiammatori, oltre gli omega 3, noi usiamo un alimento che si chiama miso, che non è della nostra cultura, viene fortemente dalla macrobiotica, però si usa al posto del dado, è una pasta che dà sapore, è ricchissima di fermenti, e noi abbiamo visto che nelle persone in chemioterapia dà un effetto di grande protezione del tratto gastroenterico. Quindi ci è piaciuto così tanto che anche quando parliamo solo di evidenze scientifiche, il miso dentro ce lo mettiamo. Però ovviamente ogni persona è libera di farlo, ma sicuramente non fate mangiare i dadi, non fate utilizzare i dadi, perché i dadi hanno quegli acidi in configurazione trans, grassi di cui veniva detto prima, che invece sono veramente devastanti per la nostra salute, specialmente per il cardiovascolare. Nel cibo possiamo trovare gli attivatori di proliferazione cellulare, le poliammine. Queste sostanze non fanno male alla persona sana. Io questa slide ve la passo solo nel caso che dovete lavorare con pazienti oncologici. Avere alti fattori di crescita cellulare, avere sostanze che stimolano la proliferazione cellulare, specialmente nelle cellule neoplastiche, come le poliammine, non è una cosa buona, perché ovviamente il tumore ha di che nutrirsi in abbondanza. Le poliammine si formano per putrefazione delle carni, stanno in alcuni tipi di frutta, in alcuni tipi di solanacee, la frutta specialmente nelle arance, le solanacee specialmente nel pomodoro, nella melanzana, nel peperone, stanno purtroppo anche nella cioccolata, sia fondente che non. La fondente è bellissima per gli antiossidanti che contiene, quella al latte no, perché gli antiossidanti vengono disattivati dal latte, però nel paziente oncologico non la possiamo dare, non in una certa, se proprio vuole assaggiare ovviamente. Però ricordiamoci che l'ornitina dei carbossilasi, che disattiva la formazione di poliammine, noi la attiviamo in maniera importante mangiando zenzeverace, cioè mangiando zenzero e curcuma.